Siamo qui con Gino Silci e l'abbiamo vista molto carica. Forse un risultato che non ci si aspettava nelle proporzioni, però si sapeva che questa sera avrebbe dato battaglia sicuramente. Non ci si aspettava, noi l'abbiamo preparata molto bene, ci siamo diciamo caricati molto quando abbiamo vinto il primo set, poi abbiamo continuato forti, li abbiamo tenuti lontano dalla rete, abbiamo battuto bene. Questo diciamo era un po' diciamo il proposito, quello di tenerli lontano dalla rete, è stata forse facile, però ecco, al di là che sia stata facile è anche meglio. E che non, aspetta, e che non dobbiamo illuderci adesso per la prossima, per la terza, che sarà così facile, non penso, perché loro saranno con l'acqua alla gola e tutti quanti quando sono con l'acqua alla gola sono molto pericolosi. Infatti giocheranno in Champions se non vado errato e si sarà da approfittare anche di questo piccolo particolare. Ma non lo so, perché forse in Champions loro faranno due partite ad alto livello e forse gli creano questo, acquisiranno più ritmo partita e quindi non lo so, perché poi tra l'altro la Champions gioca domenica, ma poi mi pare che si gioca il giovedì successivo, quindi hanno 3-5 giorni di tempo ecco, per tornare, quindi voglio dire il ritmo partita forse gli farà più bene che le due partite, che la stanchezza data dalle due. Senta, i meriti principali dell'allenatore che ha saputo rispetto a Pasqua rivitalizzare la squadra completamente, insomma. Sì, l'allenatore sapevamo che è una persona in gamba e con noi abbiamo voluto quando le cose andavano bene, poi ecco c'è stata questa, chiamiamola, coincidenza sfortunata che qualche giocatore è stato male, però ecco dopo la fine siamo approdati a diciamo un bel playoff, adesso vediamo come va. Quindi parlando dei singoli, chi è secondo lei che si è particolarmente distinto in una serata come questa, insomma? I singoli? Ma sì. Sono distinti tutti, guarda, da Buti a Birarelli, Caliberda, ma chi dimenticare? Giovi che è stato perfetto. Guarda, stasera abbiamo vinto facile perché tutti quanti hanno fatto una partita perfetta, anche le riserve che sono entrate, quindi che ti devo dire? Dire i singoli è impossibile. Noi siamo stati stasera una grande squadra. Se abbiamo vinto facile perché tutti quanti hanno giocato la grande. Che verrà ricordata a lungo sicuramente. Ma va bene, è una partita, diciamo, non posso dire come tutte le altre, è una partita importantissima perché è semifinale. Le abbiamo interpretato in modo perfetto, perché vincere contro la Lube con tutti i problemi che hanno, capito? Noi non dobbiamo guardare, dobbiamo cercare sempre di fare al nostro massimo, e stasera dal primo all'ultimo mio giocatore ha dato qualcosa di più e il risultato è al di là di ogni aspettativa. Senti, dove la può aver vinta questa partita? Perché un 3-0 era anche difficile da pronosticare alla vigilia, insomma, visti i valori tecnici in campo. Ma noi sicuramente non facciamo pronostici, cerchiamo di lavorare duro e sodo e di interpretare al modo migliore. Se vuoi giocare contro la Lube e non vuoi battere, non vedi la palla, come in certi momenti hanno chiuso diciamo, con la loro qualità. Sempre diciamo, punto di forza contro di loro deve essere una battuta che varia, che li mette in difficoltà e che non ha possibilità di giocare così tanto primo tempo pipe dove è loro forza impressionante. Siamo riusciti anche noi di tenerli e quello che è ancora più importante è giocare palle alte con una efficienza molto alta. Adesso a Macerata per chiudere, per provare a chiudere anzi. Noi dobbiamo cercare di approfittare tutto quello che succede, in senso loro se vincono Coppa saranno molto felici, se perdono Coppa saranno delusi, perché secondo obiettivo che forse hanno fallito e la nostra squadra deve solo pensare... Sei contento adesso perlomeno? Sì, va bene, e Luciano De Cecco, dai. No, e dobbiamo approfittare in ogni caso, dobbiamo cercare di giocare il miglior pallavolo possibile. Ancora una prestazione impeccabile sia in regia che al servizio che anche a muro. Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Beh, mentre vinciamo va bene tutto, basta giocare come squadra, giocare bene, fare il nostro lavoro e comunque continuare a lavorare perché è ancora lungo. Insomma, parlaci di questo pubblico meraviglioso che è stato veramente un elemento in più, perché contro avversari così forti ci vuole anche questo, insomma. Beh, non c'ho molto da dire, penso che si sente e si vede da solo.
cioè, qualunque parola che io possa dire non descrive questo meraviglioso pubblico, quindi complimenti anche a loro, grazie soprattutto per il tifo e niente, vi aspettiamo tutti a Civitanova. Senti, io adesso volevo chiederti, no? Il primo set è stato abbastanza tirato, no? Chiuso ai vantaggi, secondo te a livello psicologico è stato decisivo? Beh, anche se perdiamo i primi set dobbiamo comunque essere testa dura e continuare a lavorare sul pezzo, palla su palla, perché sappiamo che in qualunque momento possiamo fare la differenza. Comunque è stata una partita molto più, diciamo, leggera di quello che ci aspettavamo. La Luvi sicuramente è una grandissima squadra, sono fortissimi, sono tra i primi quattro d'Europa, quindi ci aspettiamo anche che loro possano reagire e noi dobbiamo essere pronti. Quindi adesso gara 4, si cercherà di chiudere il discorso? Proveremo, però manca ancora tanto. Manuele, una grandissima prestazione di squadra, ma permettermi di menzionare che l'apporto tuo oggi è stato fondamentale assolutamente, la tua esperienza, soprattutto con dei muri decisivi su degli attaccanti forti come quelli di Macerata, insomma. Grazie ai complimenti, però veramente senza scadere nella retorica penso che oggi abbiamo giocato benissimo tutti quanti, proprio come squadra, individualmente, forse è stata una migliore partita della stagione e poi insomma è più facile per tutti giocare bene, individualmente parlando forse, ecco, sono contento di quel muro, non so, 24 pari o qualcosa di simile su una pari di quanto arena, perché poi sapete tutti che quella è una situazione molto difficile da murare, perché insomma la sua pipe è veramente stratosferica, però in quel caso l'ho capito cosa sarebbe successo e ho preso un bel muro. Sono lì, sono stato contento di aver dato il contributo in quel primo set che era difficile. Senti, infatti volevo proprio arrivare al primo set. Secondo te è stato un set molto tirato, insomma. E quanto è stato importante per te aggiudicarselo ai vantaggi dopo che anche loro mi sembra avessero un paio di palle set, insomma? Sì, era stato lì, era stato tirato, eravamo pari, e adesso non mi ricordo, però siamo stati veramente molto molto lucidi, non abbiamo sbagliato niente, abbiamo aspettato alla fine il loro errore su una palla difficile di Milinkovic che ha tirato out, ma prima avevamo fatto veramente tutte le cose giuste che avevamo preparato e siamo stati bravi a rimanere attaccati lì. Adesso gara 3, fra ben 9 giorni, il 21 aprile, ci sarà da approfittare della loro eventuale stanchezza per la serie? Ma no, mi piacerebbe dirti di sì, ma penso proprio di no, perché a questo punto la stanchezza conta poco. Poi, insomma, questa cosa del arrivare riposati ha una valenza minima, perché anche come l'altra volta, insomma, contro Verona, tra gara 2 e gara 3 avevamo tanto tempo, riposati, loro invece giocavano, invece loro giocando sono arrivati un po' più in palla di noi e hanno vinto. Quindi penso che dobbiamo stare attenti e gestire veramente nel miglior modo possibile questa pausa e cambiare qualcosa rispetto all'altra volta, perché dobbiamo farci trovare pronti. Grazie.